Io sono Noemi Carlitti e sono una socia fondatrice della casa maternità L'Albero della Vita, che è a Sora. Noi siamo l'unica casa maternità a sud del Lazio, diciamo, perché Lazio si chiama Roma. E cosa facciamo? Noi siamo un'associazione e ci occupiamo proprio di supportare, sostenere la maternità dalle prime settimane di gravidanza fino a quasi un anno di vita dopo il parto. E la nostra caratteristica è proprio questa, quella di assistere le mamme prima, durante e dopo, quindi loro non si sentono mai sole, ma siamo noi che le seguiamo in tutto il percorso e poi ci appoggiamo a specialisti, qualora ce ne fosse bisogno, quindi ginecologi, pediatri o altri psicologi, eccetera, qualora ce ne fosse bisogno. Oggi parliamo proprio di rete e noi siamo una vera e propria rete. E la nostra risorsa è appunto una casa. La casa maternità è una casa con una cucina, un bagno, una sala dove facciamo i vari corsi, ad esempio facciamo yoga in gravidanza, corsi di parto, yoga mamme e bimbo, facciamo incontri anche ecosostenibili, ad esempio sui pannolini lavabili, sosteniamo l'allattamento, tutto ciò che va dentro la maternità. Poi abbiamo una sala dove facciamo le visite con vari specialisti, quindi viene la nutrizionista, viene la consulente del portare, insomma, oltre a noi ostetriche abbiamo l'osteopata. E poi abbiamo una stanza, che è la nostra chicca, è la sala nascita. La sala nascita che è? È una stanza dove c'è un letto e che serve più per il dopo. Quindi una volta che la mamma ha partorito, il papà insieme al bambino possono riposare sul letto. E poi abbiamo una piscina per le mamme che vogliono fare il travaglio e il parto in acqua e vari dispositivi che possono essere utilizzati durante il travaglio e durante il parto. Ad esempio abbiamo una fune dove le mamme si possono aggrappare, abbiamo le palle per il travaglio perché il movimento sappiamo che facilita il travaglio e il parto. Un materassino dove la mamma può stare anche a terra per fare varie posizioni durante il travaglio e il parto. La maggior parte delle persone ci chiedono, no, ma è sicuro? Cioè, perché la mamma non può andare in ospedale a partorire? In realtà gli studi internazionali dicono chiaramente che una mamma al primo figlio, se partorisce a casa, ha lo stesso rischio di una complicanza che può avere se partorisce in ospedale, gli stessi identici rischi. E addirittura invece una mamma al secondo figlio è più sicuro se partorisce a casa piuttosto che se partorisce in ospedale. Perché? Uno, perché noi siamo tre ostetriche presenti in tutto il periodo del travaglio, del parto e nelle prime ore dopo il parto, quindi la mamma non è mai da sola. È presente il papà e questo è stato possibile anche durante il periodo del Covid, cosa che invece in ospedale le mamme hanno abbandonato a se stesse. Abbiamo oltre alla nostra formazione di base, quindi la laurea in ostetricia, abbiamo una formazione specifica per l'assistenza al parto extra ospedaliero, quindi facciamo corsi di formazione continui. Sia sulle tecniche di emergenza che possono succedere a casa, quindi siamo formate ad intervenire nel caso in cui succede qualcosa. E più che altro noi tendiamo a prevenire, quindi non andando a intervenire come succede spesso in ospedale dove c'è una medicalizzazione maggiore, pensiamo alla flebo, pensiamo che l'ospedale rompono le acque, pensiamo all'epidurale che oggi ha preso molto piede negli ospedali. Tutte queste cose da noi non avvengono. Da noi una mamma che partorisce in modo completamente fisiologico e naturale. Quindi agiamo proprio sulla prevenzione del rischio. E come diceva, prevenire è sempre meglio che curare, quindi andiamo a prevenire qualcosa che potrebbe succedere e quindi prevenendolo facciamo sì che questo non accade. In che modo? Utilizziamo altri strumenti. Utilizziamo ad esempio la fitoterapia se abbiamo bisogno di far avviare il travaglio, oppure utilizziamo l'osteopatia, oppure lasciamo alla mamma la libertà di muoversi, quindi non la costringiamo a stare sul lettino, lasciamo alla mamma la libertà di muoversi durante il travaglio e durante il parto. La maggior parte delle mamme che noi seguiamo partoriscono con noi, calcoliamo che in Italia
anche un articolo nel 2018, tra il 2014 e il 2016 in Italia hanno partorito 500, quasi 500 mamme al di fuori dell'ospedale. E di queste 500 mamme c'è stato il 4% di trasferimento in ospedale, di questo 4% la maggior parte poi hanno partorito, non hanno fatto un cesareo. Il 96% delle mamme che partoriscono con noi, che hanno partorito con noi, allattano esclusivamente al seno almeno nel primo mese di vita del bambino. E invece al di fuori, insomma, per le mamme che partoriscono in ospedale, l'allattamento al seno è intorno al 7%. Noi abbiamo il 96%. E proprio perché noi seguiamo la mamma anche nei primi giorni di vita e anche nel primo mese di vita e anche nel primo anno di vita. Quindi diciamo che non è mai abbandonata. E soprattutto siamo presenti dopo, quindi una volta finito il parto. Siamo presenti dopo, siamo noi che andiamo a casa delle mamme per i primi 10 giorni. Questo noi lo facciamo anche per le mamme che partoriscono in ospedale, perché che succede? Una mamma va in ospedale, partorisce, 2 giorni dopo sta a casa, si trova da sola. Ha un problema, chi chiama? Se non conosce uno specialista dell'allattamento, la maggior parte delle mamme possono avere problemi di allattamento, lo sappiamo benissimo, può succedere un ingorgo, una mastite, una rana, tantissime cose. E che succede? Che la prima cosa che si fa, si abbandona l'allattamento al seno e si passa alla formula. Ci sono tantissimi studi sui benefici dell'allattamento al seno, proprio per tutta la vita del bambino. E quindi noi ci teniamo in particolar modo, e quindi noi, oltre ad assistere le mamme in casa maternità, andiamo proprio a domicilio delle mamme, cioè a casa delle mamme. Una mamma ci chiama, ho partorito 2 giorni fa, e noi, quando lei esce dall'ospedale, andiamo a casa della mamma. Quindi riempiamo quel vuoto che si crea tra il parto e la prima visita pediatrica, che di solito si fa a 7-10 giorni di vita del bambino. Quindi nei primi 10 giorni di vita la mamma è abbandonata a se stessa. Che altro facciamo? Intervenire così precocemente significa anche prevenire quella che poi è la depressione postpartum. Pensiamo ad esempio a mamme che hanno avuto dei parti traumatici, come ci raccontava prima. Il parto è una cosa che uno nella vita fa poche volte, una volta, due, tre, per esagerare. Quindi è un'esperienza che ti segna per tutta la vita, e un parto traumatico ti segna proprio per tutta la vita, e la mamma se lo ricorderà per sempre traumatico. Quindi ci sono molti casi in cui le mamme vanno in incubo verso la depressione. Stare lì e essere presenti nei primi giorni dopo il parto significa prevenire anche questo problema. E poi noi ci occupiamo anche, ad esempio, di acqua di città neonatale, ci occupiamo di appunto osteopatia neonatale, di portare in fascia il bambino, e sono tutte cose che, oltre al beneficio in sé che fa il bambino, portano proprio a far costruire tra le mamme proprio dei gruppi di supporto, dove ci si conosce, ci si scambia la chiacchiera, dice: ah, vabbè, ma allora non fa solo il mio, fa pure il tuo. Ah, vabbè, ma allora è normale se la notte si sveglia 10 volte. Ah, vabbè, ma allora è normale se sta attaccata al seno tutto sto tempo il bambino. Quindi delle cose che ci possono sembrare assurde, poi capiamo che succedono anche alle altre mamme, quindi il problema si ridimensiona. Come diceva prima il bambino, no? Tirare fuori il sassolino, parlarne, è un grande gesto, e già parlarne già ridimensiona il problema. E quindi la nostra anima, l'anima della casa maternità, sono proprio le famiglie che, una volta che entrano, rimangono poi sempre nel nostro circuito, no? E le ritroviamo, ad esempio, anche sulla disostruzione pediatrica e con lo svezzamento. Poi ritornano, cioè girano, girano, poi ritornano, finché poi non arriva una nuova gravidanza e ritornano di nuovo lì. Quindi la nostra anima sono proprio le famiglie. E poi l'unica cosa che volevo aggiungere, a proposito di rete, noi ci teniamo molto, e sono anche, mi dispiace che non sia ancora presentato nel comune, perché io, come ustedes di Amelia Bernitti, mi sono anche proposta di offrire gratuitamente il mio servizio all'interno del comune di Monte San Giovanni Campano, mettendo a disposizione il mio tempo, le mie risorse, le mie conoscenze per tutte le mamme di Monte San Giovanni Campano. Ovviamente questo progetto non è stato accolto perché non interessa a nessuno. Lo faccio presentare un altro momento. Grazie.
quelle di mia figlia non Anna, solo, allora. non solo. Hai ragione. Perché per me quello fa parte proprio certo. Grazie, sì, all'Unicef siamo l'unica realtà della provincia di Frosinone ad avere il baby pit stop, cioè un angolo della nostra casa maternità è proprio dedicata alle mamme che vogliono stare lì, allattare, prendersi una tisana e stare in un ambiente confortevole alla misura del bambino. Detto bene? Benissimo, grazie. Mi fa molto piacere, infatti noi ci conosciamo già. Siamo a Sora, sì, ma ci sta se ci sono un po' avvicinare verso l'isola. È uno dei nostri obiettivi. Naturalmente sono realtà come tutte che devono assolutamente essere sostenute dall'istituzione, anche da, appunto, come diceva prima Elisa, da una conoscenza scientifica, no? Rispetto a queste realtà. E, appunto, il progetto rete dovrebbe essere un progetto molto importante perché aiuterebbe proprio nel territorio a conoscere e informare alcune delle problematiche che non sono del tutto usuali, no? E per l'appunto una realtà come quella di Noemi e come quelle di qui presenti devono avere anche la giusta vetrina affinché possano aiutare le persone che